Giacomo Cerni e Martina Grado si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, ma secondo una recente indiscrezione la coppia sarebbe in crisi. Ecco cosa sappiamo. Giacomo Cerni e Martina Grado si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. La coppia è stata una delle più amate e seguite del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e in queste ultime ore su di loro si è diffuso un preoccupante rumor. La coppia sarebbe infatti in crisi, come dimostra anche una certa distanza che sembra essersi insidiata tra i due. Uomini e Donne, crisi per Giacomo Cerni e Martina Grado. Che ci sia davvero aria di crisi tra Giacomo Cerni e Martina Grado? A rivelare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip di Yanira Marzano. Dalla sua pagina Instagram, infatti, la gossipara ha condiviso un aggiornamento sulla coppia. Sebbene non abbia chiarito il motivo di una crisi tra i due ex protagonisti del dating show di Canale 5, Marzano ha confermato che tra loro c'è aria di crisi e che per il momento la coppia preferisce tenere un basso profilo e non rivelare troppe cose della loro situazione. Su Instagram, rispondendo a un utente che le ha chiesto chiarimenti sull'ex tronista e la sua corteggiatrice e scelta, l'esperta di gossip ha replicato: sono in crisi, ma per ora non vogliono rivelare il motivo. Ve lo dirò più avanti. Al momento, da parte dei diretti interessati non c'è stata alcuna smentita o conferma di queste voci, ma in attesa di saperne di più, i loro fan non hanno mancato di inviare loro messaggi di supporto e affetto. Uomini e Donne, la storia d'amore tra Giacomo Cerni e Martina Grado. Giacomo Cerni ha preso parte al dating show in qualità di tronista, e sin dal primo momento che Martina è scesa come corteggiatrice, tra loro è scattato qualcosa. Questa affinità è stata più volte rimarcata da Grado nel corso dei primi mesi della loro frequentazione. Mi sentivo già la madre dei suoi figli, aveva dichiarato Martina. E, infatti, il tronista ha scelto Martina come sua compagna e i due hanno deciso di vivere la loro storia fuori dalla trasmissione. Nel corso dei 3 anni che sono seguiti alla scelta, Martina e Giacomo hanno condiviso con i fan diversi momenti della loro frequentazione e hanno più volte smentito voci di crisi nel loro rapporto. L'ex corteggiatrice aveva anche rivelato di aver deciso di trasferirsi a Sarzana, per iniziare una convivenza con Giacomo. Una decisione di cui non si è mai pentita e che ha spinto entrambi ad ammettere di voler convolare a nozze e avere un bambino. Tuttavia, nel corso delle ultime settimane alcuni movimenti sui social hanno fatto pensare che i due ragazzi si siano allontanati, tanto che i post di coppia si sono diradati sempre di più, lasciando spazio ad altri in cui l'ex tronista e l'ex corteggiatrice sono da soli e non più insieme.